l'obiettivo dell'incontro, come sapete, è un po' trattare, fare un punto sulle attività e sui trend della comunicazione politico-elettorale, del marketing, per attivare, se volete, anche un osservatorio condiviso per addetti ai lavori, quindi anche nuove iniziative sulle quali vi coinvolgeremo per condividere idee, esperienze e contributi anche per la crescita professionale di ciascuno. Io vorrei iniziare la discussione brevemente dandovi alcuni flash di scenario, di contesto, alcune anche ipotesi di strategie che stiamo verificando essere vincenti nel settore del marketing e della comunicazione politico-elettorale. Allora, per quanto riguarda lo scenario, uno dei primi dati che immagino tutti gli addetti ai lavori si trovano a fronteggiare è il maggior tasso di rumore comunicazionale con il quale tutti ci confrontiamo. Siamo tutti, e i nostri potenziali lettori, i nostri potenziali clienti sono raggiunti da molti più messaggi che una volta, quindi la prima sfida che l'esperto di comunicazione e marketing politico elettorale si trova a gestire è quella di superare la barriera appunto del rumore e catturare l'attenzione attraverso quindi linguaggi e strategie che richiedono una professionalizzazione sempre crescente degli operatori. Un secondo elemento di contesto nel quale ci troviamo ad operare, credo lo condividiamo tutti, è quello del crescente numero di media con i quali ci troviamo a confrontarci, social media ma non solo, il che da un lato ci dà maggiori opportunità di contatto con il nostro potenziale pubblico, dall'altro ci pone sicuramente delle sfide in termini di capacità di raggiungere attraverso questi media il nostro reale pubblico di riferimento. Quindi uno studio attento della relazione tra media e target di riferimento e una capacità crescente di cosiddetto narrowcasting, cioè una comunicazione sempre più veramente ristretta e targetizzata rispetto al nostro pubblico di riferimento e non più generalista come una volta usavamo fare. L'avvento dei social media naturalmente ha cambiato un po' i rapporti e le dinamiche non solo commerciali ma anche della comunicazione politico-culturale, per cui grazie a questi nuovi strumenti ciascuno di noi, ciascuno dei potenziali lettori è in grado non solo di ricevere un messaggio ma di produrlo e di condividerlo. Allora la comunicazione è bene che abbia un tratto sempre più orientato al dialogo, allo scambio. Per cui uno dei tratti fondamentali della gestione delle campagne elettorali, magari anche Elio poi tratterà questo tema, è proprio quello di essere in grado di attivare un dialogo costante con l'elettorato, un dialogo tendenzialmente teso a costruire una, tra virgolette, fedeltà alla marca, che si basa non solo su un'ottima comunicazione, ma anche poi sulla capacità di mantenere le promesse elettorali che abbiamo fatto. Ci troviamo poi nell'era del crowdsourcing. Penso molti di voi sapranno già che cos'è, crowd è folla, sourcing è fonte che proviene dalla folla. Proprio grazie alla presenza di questi nuovi strumenti di comunicazione e di marketing c'è la possibilità di attivare una comunicazione ed un marketing che abbia come fonte di produzione dei contenuti appunto non solo più il brand o il partito o l'organizzazione ma proprio la collettività del pubblico di riferimento. Per cui una delle chiavi poi di successo della comunicazione non solo di marketing commerciale ma politica è quella che è capace di innestare la produzione di contenuti, cosiddetto user generated content da parte appunto del nostro potenziale target, amplificando quindi la nostra capacità e il volume della nostra comunicazione. Altro trend in atto, come credo verifichiamo tutti continuamente, è quello della spettacolarizzazione della comunicazione politica, che ormai è live, è in diretta, è onnipresente, il che naturalmente richiede ancora una volta una maggiore professionalizzazione da parte degli operatori e la capacità di gestire nuove situazioni e nuove zone di confronto politico prima non esistenti. Proprio per questo risulta, come dire, essenziale oggi il ruolo della campagna elettorale. Perché, ecco il professor Gamaleri, ci ha raggiunto, grazie. Eccoci. Grazie professore. La maggior anzianità, grazie. Quindi la complessità mediatica di riferimento e
anche il fatto che oggi la fedeltà alla marca del partito è molto inferiore rispetto al passato, dà delle opportunità migliori in termini di conquista dell'elettorato indeciso, a patto però che appunto si metta in campo una campagna elettorale sempre più professionale, sempre più strutturata, attraverso un uso corretto di tutti i media di riferimento, soprattutto attraverso una pianificazione strategica della campagna assolutamente manageriale. Da questo punto di vista è chiaro che l'ambito, quindi, delle competenze professionali di chi si occupa di comunicazione politica deve essere sempre più ricco, quindi si richiede una competenza non solo di padronanza generica delle capacità di media relations o di gestione dei siti web, ma competenze in termini di ricerca, di gestione di focus group, di gestione del database marketing e via dicendo. In questo scenario di riferimento, sicuramente abbastanza complesso, ci sono tre strategie che a mio parere risultano ad oggi vincenti nel contesto del marketing e della comunicazione politica, che riassumiamo per brevità con tre termini inglesi: connecting, recruiting and empowering. Che significa? Connecting, quindi connettersi col proprio elettorato, quindi innestare un dialogo, non una comunicazione unicamente a una via, attraverso quindi un utilizzo integrato di tutti i media. Questa è una raffigurazione di quella che è stata la strategia media di Obama nel 2008, una campagna che, come tutti sappiamo, ha fatto scuola. MyBO sarebbe My Barack Obama, il sito appunto che darò Barack Obama, che però si integrava assolutamente con una strategia che includeva il mobile, quindi vedremo anche dopo l'importanza delle piattaforme mobile, i social network, gli eventi, la pubblicità tradizionale, il blog, i siti come YouTube, l'emailing, l'utilizzo di Twitter e soprattutto il coinvolgimento dell'elettorato attraverso appunto l'utilizzo sapiente dei social media. Quindi Barack Obama, come sappiamo, nel 2008 e di nuovo nel 2012 è stato in grado di sconfiggere il competitor attraverso questo uso sapiente e molto targetizzato dei social media. Quindi ancora una volta non generalista, ma con attenzione al narrow casting, quindi a una selezione del target. Lui fu molto bravo ad esempio a gestire una comunicazione molto orientata anche ai gruppi etnici, il mosaico statunitense. In quella complessità mediatica, ancora oggi a nostro avviso l'emailing rimane regina nel set degli strumenti di comunicazione, con una crescente importanza del mobile, l'utilizzo appunto delle piattaforme mobile, semplicemente perché il cellulare è ancora oggi lo strumento che tutti noi teniamo a portata di mano costantemente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è lo strumento che offre la più alta percentuale di lettura, quindi il 90% di tutti noi legge i messaggi che arrivano sul cellulare. Non ci sono le stesse percentuali, come sappiamo, nell'apertura delle email, nella gestione di altre forme di comunicazione. Seconda leva strategica importante è quella del recruiting, quindi del coinvolgimento dell'elettore o del potenziale elettore, innanzitutto innestando la capacità di raggiungerlo nel tempo, quindi attivando un flusso di comunicazione che a livello minimale deve essere in grado di raccogliere l'email e il nominativo della persona in modo tale da innestare quel dialogo di cui abbiamo parlato. E terzo, l'empowering, quindi non solo catturare il contatto dell'elettore ma attivarlo affinché risulti in qualche modo proattivo nella amplificazione del nostro messaggio. Questa è una videata, ancora una volta, del sito di Barack Obama, che dava la possibilità a ciascun utente, a ciascun visitatore del sito, di fare tre cose molto importanti. Find, cioè trovare altri sostenitori della campagna e connettersi con loro, in modo tale da creare sinergie. In secondo luogo, consentiva di fare il cosiddetto ACT, cioè contattare gli indecisi, quindi metteva a disposizione delle liste e consentiva appunto di condividere con altre persone del blog, dei post su blog, dei messaggi, quindi amplificando ancora una volta la comunicazione.
questa amplificazione della comunicazione deve essere tendenzialmente facilitata attraverso la messa a disposizione di ciascun potenziale sostenitore di strumenti di comunicazione, quindi la possibilità in questo caso di scaricare poster, locandine, loghi, addirittura suonerie per cellulari personalizzate per la campagna del candidato politico, e attivare quello che dicevamo prima, il cosiddetto crowdsourcing, cioè la produzione di contenuti da parte del nostro pubblico di riferimento. Nel caso della campagna Yes We Can ci sono stati oltre 4.000 video generati da elettori con milioni di visioni da parte dell'elettorato. E infine una comunicazione in grado di generare e sia sempre in grado di riportare un cosiddetto call to action, cioè un richiamo all'azione da parte del potenziale elettore in termini o di fundraising, quindi di donazione, oppure di coinvolgimento di altri elettori, o appunto di condivisione di contenuti con gli altri elettori. Ecco, questi devono essere semplicemente degli spunti, dei flash di riferimento.